Fare pecorino piccante fa male, passa direttamente alla caciotta dolce, che voi siete esperti su questo, oppure fate qualche fettina di negronetto. Se ti chiami Lazio, evita, chiama l'amico tuo del mattino gentilmente, cioè, capisco che voi c'avete uno che pulisce i bagni degli ospedali e quindi chiaramente con una società del genere potete ambire giusto a pulire magari qualche camera, forse a qualche camera immobiliare, perché dai bagni potete passare giusto a quello. C'avete un presidente che si fa, che si commenta da solo, per cui gentilmente parla con l'amico tuo del mattino, evita di fa battutine, no? Perché ripeto, la Roma sarà destinata a un futuro diverso. Ora abbiate pazienza, romanisti, abbiamo aspettato 10 anni, un pochino. Oggi stamattina sentivo già le notizie, si diffondeva, si è stato tutto. Anche perché stamattina c'era qualche cantante che crede di essere il depositario della verità, che ha detto è fatto, hanno firmato. Io gradirei molta più cautela, soprattutto se, si affronta questo argomento. No, ma dicevano che è fatta soprattutto da parte di quel personaggio che fino a ieri diceva che chi contestava i sensi era un pregiudicato e uno straccione. Non so neanche quel noto personaggio, grande amico tuo, no? Che vabbè, tu facevi anche, lo soprannominavi con un nome particolare, che vabbè, lascio stare, capito a chi mi sto riferendo? Sì, ma poco ci interessa. No, vabbè. Io ho detto, guarda, siccome non ci sarà il carro dei vincitori, perché questa metafora del carro l'hanno inventata i perdenti di successo, tutti davanti al carro a trainarlo, soprattutto quelli che consideriamo dei somari, perché i somari devono stare davanti al carro. Io vorrei soltanto dire al presidente, con calma e tutto quanto, perché si chiuderà, presidente, mi raccomando, perché ha visto già da ieri, da quando le vecchie cariatidi della politica italiana, amici del nano inquisito che avrebbero voluto alla guida della Roma, hanno già cominciato. Vabbè, un inquisito, non lo sto dicendo, certo. Alto 1,50 m ed è inquisito. È cronaca, è inquisito per false fatturazioni su fatture o prestazioni mediche mai prestate, quindi è alto 1,50 m, quindi è un nano inquisito. Avrebbero voluto questo personaggio alla guida della Roma. Avranno dato presidente quanti nemici ci sono in questa città. Si ricordi che i primi nemici non sono fuori Roma, sono proprio dentro il raccordo anulare, perché sono tutti quelli che in questi anni hanno mangiato al tavolo della S2. Perché la famo una colletta per comprare una tessera d'onore lì, come si chiama? Quello che è romanista da 15 anni circa. Chi? È Pippuzzo De Noantri, no? Veramente. Possiamo, non sto scherzando, compriamo una tessera a Pippo Marra. No, io gli compro un bel biglietto sul pullman di sola andata insieme alla sua signora, di sola andata insieme alla sua signora, e magari si impara un po' le formazioni della Roma, perché tanto vedrai che da domani Pippo Marra smetterà di fare per Roma. Marchese, un fiume in piena, grazie, stai esondando. A Max, il club dei super deficienti non portava iella, ma era Rosella, che poi dai, lo dito resisti Simone.